Benvenuto, benvenuto al programma ufficiale Affiliati Cerchia Perfetta. Sono contento che tu sia entrato all'interno del programma. Adesso andrò a spiegarti in questo primo video come generare il tuo link affiliato. Se hai seguito i consigli qui sopra, nella parte alta della pagina, nel video che precede questo, avrai sicuramente attivato il tuo formettino di praticamente affiliazione. La prima cosa che noterai all'interno del format, sotto il format verde, è che hai un link di riferimento. Questo è un link che praticamente apre praticamente il nostro funnel, quindi una landing page. Questo sarà il link che dovremo convertire, dovremo trasformare in un referral link. Prima di fare questo però voglio darti un piccolo consiglio, e cioè andare a cambiare le impostazioni nell'ultima area impostazioni che vedi. Questo è il tuo format che riguarda la dashboard di controllo del tuo piano di affiliazione, dove hai la possibilità di creare un general link, dove hai un sistema di coupon nel momento in cui lo creiamo, un sistema di commissioni. Dopodiché, quindi sulle commissioni andrai a vedere quanto avrai guadagnato, hai l'area visite e l'area statistiche. Ora clicchiamo su impostazioni perché andiamo a fare una cosa importante, ovvero andiamo a settare l'area del pagamento. Questa è un'area molto importante, adesso ti spiegherò il perché praticamente è qui che ti paghiamo su PayPal. Quindi dovrai selezionare l'area PayPal e dopo andare a inserire qui la mail con il quale sei iscritto su PayPal, e poi cliccare direttamente su Submit. E quindi in questo caso andremo praticamente a pagare direttamente su PayPal, nel momento in cui si genereranno delle commissioni automatiche. Ora che abbiamo fatto questa operazione, andiamo a cliccare su Link affiliato. In questo modo andremo a generare il nostro link di riferimento, che sarà il link che andremo a condividere direttamente sui social network, in particolar modo su Facebook. Ti si apre questo format che abbiamo visto prima. Come abbiamo detto, dobbiamo generare un link. Il link lo troviamo qui sotto, quindi non facciamo altro che copiare questo link. Lo andiamo semplicemente a selezionare e copiare, e lo andiamo ad inserire qui in alto, in questo format bianco che vediamo qui. Andiamo a cliccare su Generate URL e il sistema ci restituirà questi link che vedi qui sotto, che esattamente è il link della landing page, quindi del funnel che abbiamo preparato, ma questa volta con un ref. Ok? Quindi possiamo tranquillamente andarlo a copiare, ad esempio. Quindi l'abbiamo già copiato prima, ora andiamo a ricopiare, lo copiamo direttamente come link ref. In questo modo avremo anche la possibilità di visionare le statistiche, e a questo punto possiamo condividerlo su Facebook. Prima di andare a fare un test, una prova per farti vedere come funziona, ti faccio notare che sotto il primo video che stai guardando in questo momento c'è un link. Se ci clicchi sopra, c'è scritto vai nell'area post. Che cos'è l'area post? L'area post è un'area dove ci sono dei post già pronti per ogni giorno del mese, praticamente, e qui hai la possibilità, vedi, post del giorno 1, post del giorno 2, post del giorno 3. Non devi fare altro che scegliere quello che è il tuo, praticamente il post che ti interessa, e lo andiamo praticamente a condividere, a vedere come fare le nostre prove di test per le condivisioni su Facebook. Adesso ti invito a visionare il video 2 per capire come programmare direttamente, come programmare le condivisioni tramite un software molto interessante che adesso andrò a presentarti. Buona visione col video 2.